Oggi siamo venuti qui perché dopo tantissime riunioni, dopo tantissimi tentativi di collaborare e dialogare con le istituzioni, purtroppo ad oggi, dopo un anno e mezzo, ci troviamo 70 occupanti su 150 senza la residenza. Quindi senza la residenza che vuol dire? Non potendo mandare i figli né alla scuola, non potendo garantire un servizio sanitario pubblico ai figli, quindi per tanti noi, che la maggior parte sono extracomunitari, è un gravissimo problema. Non si rimpiazza manco con i vostri conti così, i nostri rapporti molti, non togliamo, costruiamo ponti. C'è un'idea che Roma sia solo del mercato, sia solo dei turisti e non dei romani. Da questo punto di vista saremo anche sabato un'altra tappa della bella lotta al Quarticciolo, perché ci sono tante periferie che stanno dicendo che Quarticciolo, che San Basilio, che Tor Bella Monna sono Roma, non è che è un'altra città che sta fuori dal raccordo, non c'è appunto nessun diritto democratico che si può esigere. Su questo abbiamo costruito questa carovana che attraverserà la città per dire che appunto la città è di tutti. Purtroppo paghiamo le conseguenze di una legge scellerata, quanto mai stupida.